Ciao ragazzi, allora sono qui per fare una serie di video. Avevo pensato di fare un giusto 4-5 video dedicati un pochino a quelle che sono le patologie dell'estate, strettamente legate proprio alla stagione estiva, che sono più frequenti, ecco, diciamo così. Per primo video volevo parlare di un argomento che so che non interesserà a tante di voi, ma io ragazze, fatemi aprire una piccola parentesi, ci tengo a precisare una cosa. Questo è il mio canale nasce proprio dall'unione di quelle che sono le mie passioni con quello che è invece il mio lavoro. Ve l'ho già detto nel video presentazione, parlerò anche di cose che possono interessare a una piccola parte, a una minoranza sicuramente, ma il mio scopo è quello di riuscire a dare una mano a chi ha magari un problema e che vuole andare in farmacia, invece di chiedere, magari può guardare un video dove spiego alcune cose. Non mi importa delle visualizzazioni, nel senso mi rendo conto perché mi è stato fatto notare, ma ad alcune ragazze ci piacciono più i video, quelli sul make-up, sugli accessori, io me ne rendo conto, però io sono questa, io sono anche questa, questo è il mio lavoro e ci tengo a farli. Se anche questo video dovesse essere visto da una sola persona e quella persona ha avuto dei benefici, ha avuto delle risposte dalle mie parole, io sono già contenta così. Vado avanti per la mia strada, ogni tanto farò anche questo tipo di video e il mio canale è questo. Gli argomenti li decido io, ci saranno sicuramente quelli più divertenti, ma ci saranno anche quelli un pochino meno, magari un pochino più noiosi, però questa, ripeto, è la mia professione e quindi preferisco così. Voglio che ci sia anche questa parte nel mio canale. Allora, l'argomento di cui voglio parlare oggi è la micosi delle unghie, che diciamo, si chiama onicomicosi, questo è il suo vero nome. È una micosi, cioè è una malattia che colpisce le unghie e in particolar modo le unghie dei piedi. Perché ve ne parlo ora? Perché in estate, vuoi la stagione estiva, c'è molta più vendita, diciamo, dei prodotti per le micosi, perché uno scopre il piede, si rende conto, magari ha trascurato durante l'inverno, che l'unghia ha un problema e quindi vuole porre rimedio. La micosi come si presenta? Si presenta come una macchia sull'unghia, generalmente sono i piedi più colpiti rispetto alle mani, perché sono praticamente l'estremità inferiore del corpo e la parte che è più a rischio, in quanto poi vi spiegherò quali sono, diciamo, le cause di questa malattia. Si presenta appunto come una macchia che può andare dal bianco al giallastro proprio sull'unghia del piede, generalmente intorno alla punta e nei casi più gravi, quando praticamente il fungo raggiunge la profondità dell'unghia, l'unghia tende a spessirsi molto, a frastagliarsi sulla punta e nei casi peggiori può addirittura compromettere tutta l'unghia fino alla perdita dell'unghia stessa. Innanzitutto, la prima cosa, se avete la possibilità, fatela vedere da un dermatologo. Fate fare una visita, fatevi dare la diagnosi. Da cosa è causata? È causata appunto da una micosi, che può essere dovuta a diversi fattori. Primo su tutti, soprattutto in estate, il fatto di camminare scalzi, di camminare in luoghi dove altre persone possono aver avuto lo stesso problema e di conseguenza possono attaccare la micosi. I luoghi generalmente che il fungo preferisce sono luoghi caldi e umidi, quindi piscine, uno in spiaggia, le docce della spiaggia, durante l'inverno la palestra. E il piede poi è una parte del corpo che sta spesso schiusa in scarpe strette. Di conseguenza si instaura proprio il fatto che non circoli l'aria, quindi una zona più umida. Infatti il piede è la parte del corpo che spesso tende a sudare di più. Calzini magari non in cotone, ma calze in nylon che non lasciano traspirare. Anche questo è un fattore che può portare alla micosi dell'unghia. Quindi scarpe strette,
calzature non adatte, calze non in cotone, frequentazione di luoghi quali palestre, oppure una predisposizione, c'è cioè anche chi ha una predisposizione genetica, c'è cioè chi è più predisposto ad avere la micosi dell'unghia del piede, anche perché persone per esempio che hanno una cattiva circolazione, l'estremità del piede, chiaramente la parte estrema delle dita, può soffrire diciamo di una scarsa circolazione e rendere l'unghia più fragile e quindi più facilmente attaccabile dall'infezione, dalla micosi, ecco. Quindi abbiamo detto come si presenta, abbiamo detto quali possono essere i fattori che possono portare alla micosi, cosa fare? Anzitutto cercare come prevenzione di tenere sempre il piede più asciutto possibile, lavarlo e asciugarlo bene, soprattutto intorno alle unghie, cercare di portare calzature che lasciano un pochino traspirare il piede, oppure alternare calzature chiuse a calzature aperte, nei luoghi a rischio cercare di portare delle ciabatte, quindi se andate in palestra fate la doccia in palestra, se andate in estate al mare fate le docce al mare, cercate di usare sempre delle ciabatte che vi proteggano, che non vi facciano stare a contatto diretto con il terreno. Persone che sono particolarmente soggette, magari è il caso eventualmente di fare una cura con qualcosa che tenda a stimolare un pochino le difese immunitarie. Come sostanze naturali, chiaramente vi posso parlare dell'echinacea che aiuta un pochino a stimolare le difese. Queste sono le cose che si dovrebbero fare. Poi potete recare in farmacia, ci sono diversi prodotti che aiutano a far guarire questa micosi. Ci sono tantissimi tipi, generalmente il più usato è uno smalto, esistono di tantissime marche, ora io non vi sto qua a dire quali marche ci sono, però ci sono marche che variano i prezzi, variano dai 13-14 euro si arriva fino ai 40 euro. 40 euro perché? Dipende dalla sostanza che contengono, generalmente sono sostanze antimicotiche che combattono e contrastano chiaramente il fungo. Oppure ci sono sostanze che tendono a rendere nell'unghia un ambiente acido. Perché? Perché l'acidità non è gradita al fungo. Di conseguenza, cosa succede con questi prodotti? Il prodotto va a bloccare la proliferazione proprio del fungo stesso, lo blocca lì e piano piano l'unghia che ricresce, ricresce sana. E voi cosa andate a fare? Andate via via a tagliare la parte che rimane malata e l'unghia piano piano tende a migliorare il suo aspetto. Ci sono appunto questi smalti, alcuni tipi vanno applicati 2 volte al giorno, quindi sono smalti generalmente trasparenti, mattina e sera, semplicemente passato per lavato i piedi, asciugato per bene, passate questo smalto sull'unghia e dovete lasciare asciugare per circa 10 minuti, ecco. O altri tipi hanno la possibilità di essere applicati una sola volta a settimana. Generalmente sono quelli, lo dico già, che costano un po' di più. È un vantaggio perché non dovete star lì a ricordarvi ogni giorno di dare lo smalto. Quindi vanno applicati una volta a settimana con un trattamento da fare in precedenza, cioè ci sono delle limette all'interno specifiche per limare l'unghia e per togliere un po' di residuo e poi riapplicare sopra il prodotto. E questo fino a che l'unghia non è guarita. Molto pratico, ultimamente è uscito un prodotto a forma di stilo, di penna, e anche quella è una pennina trasparente, completamente trasparente da applicare sopra l'unghia. L'applicazione dello smalto cosmetico generalmente non è consigliata sopra l'unghia, perché lo smalto occlude, non lascia traspirare e di conseguenza ricrea un ambiente chiuso e caldo dove a maggior ragione invece la micosi si sviluppa. Il trattamento, ragazzi, ve lo dico, è a lungo, perché considerate che per ricrescere completamente un'unghia del piede impiega dai 9 mesi a un anno. Quindi dovete portare pazienza e aspettare questo tempo. Un consiglio che vi do e che tendo a dare a tutte le persone che vengono da me
in farmacia è quello di acquistare insieme a questi prodotti anche una polverina antimicotica da dare nelle scarpe, perché spesso si trascura questo fatto. Siccome la micosi si attacca, quindi si può spostare anche alle altre unghie, se voi rimettete il piede sempre nelle vostre scarpe, dove il fungo ci sarà sicuramente perché a contatto con il vostro piede è probabile che si sia annidato anche nelle scarpe, dovete dare la polverina anche nelle scarpe tutti i giorni, un pochino di questa polvere in modo da evitare che vengano contaminate anche le altre unghie, perché uno dei rischi è anche quello che si parte da una e poi anche le altre unghie possono ammalarsi, per non arrivare alla perdita dell'unghia. Ecco, vi ripeto, se è il caso, prima di tutto consultate il medico o consultate uno specialista. Poi andate in farmacia, vi rivolgete al vostro farmacista e vi fate consigliare o scegliete voi quel prodotto in base alle vostre disponibilità, in base alle vostre esigenze. Non trascuratela perché comunque, a parte il fattore estetico, può portare anche appunto ad altre conseguenze. Niente, vi ho detto tutto, saranno video spero brevi dove vi parlerò un pochino di alcune patologie, se avete domande me le scrivete qui sotto e vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!